Ciao a tutti e benvenuti in questo primo episodio del nuovo podcast Milano e Oltre, in cui si parlerà di progetti che riguardano Milano e che però possono avere collegamenti anche con il resto d'Italia. In questo primo appuntamento abbiamo ospite lo Zoccolo Duro, che Buonasera, buonasera a tutti. è Buongiorno, tifoso, buonasera. Dipende quando guardate il video. esatto. Tifoso super appassionato del Milan, che ci tiene al Milan come storia gloriosa e che della proprietà Che stanno interessa. maltrattando, diciamo così. Esatto. E quindi il tema della serata sarà, di questo podcast, sono gli stadi in Italia e anche ovviamente un focus su quelli di Milano. Quindi volevo parlare con te su un aspetto, che è un dato che vado a dirti. Allora, in Italia ci sono 6 stadi di proprietà, di cui uno in realtà è di proprietà di uno sponsor, che è la Mapei, che ha lo stadio di Sassuolo, che infatti ci gioca anche la Reggiana, non è lo stadio del Sassuolo. Poi abbiamo lo stadio del Frosinone, okay, che in realtà hanno iniziato a costruire nel 74 e inaugurato nel 17, quindi per dei tempi. Era di proprietà già dal 74. No, lo è diventato solo l'ultima parte finale, Adesso. con Ah, che ok. hanno 45 anni di diritti di superficie, quindi poi fa 45 anni. Bisogna vedere cosa faranno. Poi c'è lo Juventus Stadium, che si dice è il primo stadio di proprietà in Italia. Perfetto, è il primo. Peccato che comunque sia stato costruito dove c'era un altro stadio, cioè hanno tenuto le fondamenta Per e hanno delle altre. ricostruito uno stadio, ok, da 40.000 posti, 41.000. Poi abbiamo Atalanta, Udinese, e infine l'unico, per dire, l'unico stadio in cui hanno fatto su un terreno nuovo rispetto a quello dove c'era quello vecchio, è quello del Messina, che però anche lì i lavori sono iniziati nel 90 e finiti nel 2004. Però, perdonami, anche quello dell'Atalanta e dell'Udinese è una ristrutturazione in realtà. Esatto, anche in quel caso lì sì. Quindi, e sono comunque tutti stadi che al massimo 41.000 posti, quello della Juventus. È quello più grande. Esatto, che è quello più grande. Poi, altra cosa, giusto perché poi io intanto mi collego un po' sul discorso di Milan e Inter, che diciamo più il Milan, a dire la verità, comunque l'idea di uno stadio da 70.000 posti, al momento in Italia ce ne sono due che hanno più di 70.000 posti, ma nessuno è stato costruito per averne 70.000, perché Sono quello di andati San per Siro, gradi. primo grado, e l'unico era in teoria l'Olimpico, che doveva essere lo stadio dei 100.000, quindi 100.000 posti, però in realtà l'hanno inaugurato, ne aveva 50.000. Quindi si sono smosse queste cose con la legge degli stadi. Quindi quello che ti volevo chiedere, dato che si dice tanto della lentezza di Milano, insomma, su fare gli stadi, Penso che vedendo la sia un fatto situazione, evidente, penso. sì, assolutamente, però vedendo la situazione in Italia, non è che nelle altre città nascono stadi come funghi in aree nuove, c'è cioè al Sì, massimo è un l'Inter. problema italiano. Ecco. Che diciamo che fa specie che su Milano, dove costruiscono di tutto, non si fa gli stadi. Sicuramente quello è una cosa alquanto strana per quello che si Ma fa, è molto insomma. strana perché in realtà ci sono aziende private che fanno da City Life, fa tantissime cose. Non capisco perché per lo stadio c'è tutto sto ambaradà. Poi, altra cosa che volevo dirti, tornando invece, anche perché i progetti non è che sono mancati, cioè, mentre Ah, no, abbastanza. nelle altre città io ne ho contati, adesso ti dico il numero, circa 20 più o meno, diciamo, delle cioè 20 tra progetti realizzati, idee, ad esempio, giusto perché così tanto parliamo con cognizione di causa, giusto per far vedere qualcosa anche a chi, questo qui ad esempio, un progetto di rifacimento di San Siro di Boeri,
una roba che non simile. era maccio, anche se preferivo l'altro. Sì. Poi qui abbiamo invece, ti ricorda qualcosa? Questo siamo a Sesto. Questo era il progetto Allora, progetto di mio. Sesto. Sì, era il modellino di Sesto. Mi sembra Warcraft, mi sembra. Esatto. Però Mancano come solo gli vedi, omini con le catapulte. E... se Bello. vedi, infatti lì ci sono le cose delle acciaierie, no? Lì di fianco. Perfetto. E poi Adesso tipo, dopo, ecco, posso fare i concerti adesso, i concerti punk. sì, esatto, è proprio lì. Ho capito che posso... E poi aspetta, c'era questa idea qua. Se vedi, c'è questo nuovo Ah, questa stadio. sull'idea di bosco verticale. Sì, però fatto alla Maura. L'idea di Boeri, ma di tempo fa, che però anche lì, per avere due stadi vicini, questa era Sì. Pagavi più di un'idea. giardinieri che di calciatori, ma Sì, va in bene. effetti sì. Poi ti rispolvero questo qua che. Ah, questo è il supermercato, bello. Quello lì era quello che voleva fare La Barbara. Sì, Moratti, la Moratti, la Berlusconi. esatto. Barbara Berlusconi. Che E questo, tra dopo. l'altro, aveva avuto Scusa. l'ok. L'unico Sì? problema è che doveva fare la bonifica che non ha voluto fare. Sì, perché dico. Però mi pare, non sono sicuro, che qua poteva farla, ma già tutto fa. Ha dovuto pagare anzi la penale perché non l'ha fatto. Sì. Perché qui lo stadio, ma poi c'era il discorso che lì lo stadio veniva comunque piccolino, cioè mi sembrava Eh beh, 45.000 posti, anche perché lì si è incastrato tra. certo. Sì, ma poi come ci arrivava la gente lì? No, infatti. Allora, poi invece ti chiedo, guarda, ripescando questo invece, questo è l'ultimo, diciamo, prima della rivisitazione di quello che sarebbe stata la cattedrale. Quello che mi piaceva di più, tra l'altro. A te questo sarebbe piaciuto come Sì, no, questo era stadio? bello, ma poi da lontano non si vede, ma da vicino venivano delle guglie che ricordavano il Duomo, era veramente un bel progetto. Non lo voglio insieme all'Inter. Cioè, Vedi, io è chiaro. penso che le due squadre di Milano meritano ognuno il proprio stadio, cioè sono anche fatturati diversi, ma poi è anche meglio per tutti, per la città. Cioè, uno che viene a Milano, no? Un turista normale, io faccio il tassista a Milano, tra le altre cose, Sì. come tu ben sai, un turista che viene a Milano fondamentalmente va a vedere il Duomo, Castello, cioè quella parte lì del Duomo, poi va a Serravalle, questo fanno i turisti, vanno a Serravalle, vanno sui Navigli, questo fanno. Poi vanno a vedere Casamila, i cose del... Se tu fai tutta una cittadella Milan, è tutta una cittadella Inter, il turista che arriva le va a vedere. E Sì, questo sì. è, ragazzi, turisti questo fanno, non è che vanno a vedere, cosa vanno a vedere? È questo, non è che vanno a farsi il No, giro beh. d'ambrate. E poi in effetti se tu vai al museo di Inter Milan è veramente triste, cioè nel senso è Anche perché Milan c'è il museo a casa piccolissimo. Milan, e Sì. quel museo che è rimasto a San Siro di Inter e Milan mi sembra tipo il museo delle cere che c'era l'idroscalo con la cosa di Rijkaard, c'è cioè la roba che Perché. anche quello di casa Milan. Noi Sì. perché abbiamo le Champions che illuminano tutto, ma fondamentalmente non è che sia sto museo che dici, sai, sono entrata a museo. No, infatti, diciamo che siamo ancora un po' indietro anche a livello italiano, insomma, su sta roba qua. Poi invece questo è, vabbè, diciamo che proprio è una bozza di rendering perché non può essere poi, però qui è dove in teoria potrebbe venire quello di San Donato. Il posto è giusto, farei un rendering diverso perché Sì, qua non mi piace tantissimo. A me piacciono i stadi particolari, cioè che tu lo vedi deve essere diverso da tutti gli altri, come San Siro, no? Cioè tu San Siro lo vedi, c'è solo a Milano, nessuno ha lo stadio infatti. come quello là, e quindi vorrei uno stadio particolare per il Milan, ma la cosa ancora più importante è che lo vorrei da solo, senza l'Inter, e ho paura che con l'ingresso di Octree, siccome il Milan ha già comprato il terreno e tutto, non vorrei che quelli americani si mettano insieme e vengono tutti e due, vogliono farlo a San Donato, San Donato. Se non E altro. si infilano anche loro, speriamo di no. Allora, vediamo, diciamo che allora qui ti dirò che per esempio, adesso giusto perché ti faccio vedere, vediamo se ci ho anche messo quell'altro, quello della controparte.
Eccolo qua. Aspetta. Anche questo no, sarebbe, ecco. Per Vabbè. essere in tema dovresti farlo tutto di cartone, però bello anche così. Scherzo, bello Allora, anche così. dalle informazioni che so che, vabbè, si sa che l'Inter ha rinnovato Sembra una piscina, tipo, la no? prelazione, hanno pagato poco meno di 1 milione di euro solo per diciamo, per avere l'esclusiva al momento per poter poi fare lo studio. Ma E hanno veramente? messo quello. L'Inter è così, vabbè. Però. Io abito qua vicino, no? Come tu ben sai, so che Ferretti, io conosco il figlio, È il sindaco interista. di Rozzano, è proprio interista, cioè è proprio tifoso. Quindi ovviamente lui è disponibile, però in realtà sembrava più una cosa di facciata, nel senso che Zhang aveva già problemi, non riusciva a Sì. pagarsi il finanziamento che aveva, quindi la cosa che l'Inter volesse farsi uno stadio sembrava più una cosa messa lì tanto per, ma niente di realistico. Adesso con Optree è più facile che possano veramente fare uno stadio, per quello ho paura che si mettano poi d'accordo con la nostra proprietà per fare qualcosa insieme. Io Speriamo di poi no. dopo arriverò alla fine, però ti darò una terza versione che comunque adesso poi ti spiego. Quello che però voglio vedere, dato che si parla ovviamente di bilancio del Milan, bilancio dell'Inter, disponibilità appunto per fare lo stadio, e sono andato a rivedere allora alcuni dati riguardo i bilanci di tutte e due presi da Milano e Finanza, giusto perché così sono In fatti da realtà, da loro. quello che so io, il bilancio non c'entra niente perché per lo stadio possono mettere dei soldi extra. Chiaro. Chiaro, sì, ma io sono andato anche comunque a vedere la liquidità perché poi faccio anche un confronto tra quanto costerebbe ristrutturare San Siro, ok, e quanto costa invece fare uno stadio nuovo e appunto, e poi ti faccio un parallelo e ti faccio vedere questa cosa qua, ovvero questa che al 30 giugno 2023 è chiaro che è migliorata anche dell'Inter perché siamo un po' sotto, però dove fa vedere tutti i debiti, ok? Che aveva lì, che aveva l'Inter e il Milan, che come vedi, quello che vedi finanziari in realtà sono tipo presente l'anticipo fatture. Tu ti fai, dico, mi faccio questo factoring che io tanto so che metterò le fatture, scalerà, quindi sono debiti che non ci sono in realtà, però è forma la liquidità. Quindi il Milan, se andiamo a vedere, la liquidità sarebbero 81 milioni circa, no? Poi ci sono quelle che arrivano dalla Champions perché il Milan ha il bilancio inattivo e quindi oltre a comprare giocatori può usare anche quelli. Però, come vedi, l'Inter liquidità più o meno è quello, però il problema è che poi c'ha i debiti da pagare. Ma il discorso che sta un po' emergendo e quindi da quello che mi ha fatto trapelare anche un po' l'assessore, quello lì San Donato, è che stanno rallentando perché al netto di Octree, cioè il discorso c'era anche prima, loro stanno dicendo, un'altra cosa che volevo farti, che si parlava, ho guardato un'altra informazione, sul fatto del capitale, ok? Che il Milan ha capitale a un avanzo rispetto all'Inter, no? Ok? Era Sì, ma 170 milioni. ripeto, la proprietà può mettere indipendentemente dal bilancio che ha la Certo. società, cioè l'Inter No, ma sul bilancio che dovrà risanare non ha nulla a che vedere sul fare lo stadio, cioè se Optree vuole fare uno stadio, mette lì la sì, miliardata chiaro. sua, finanziamenti, quello che vuoi, che pagherà, eccetera, Chiaro. e il bilancio poi è una cosa che va a parte con. Sì, però cioè, quel discorso lì è che io penso che da quello che capisco si vede con E, cioè mentre Red Bull Cardinale deve trovare i soldi per ridare a Elliot, diciamo che Elliot che poi ha in mano come Octrino, Elliot che ha in mano anche più soldi effettivamente, cioè è quello che ha di fatto il Sì, no, ma in polso e che realtà potrebbe. sta cosa dei debiti, in realtà Red Bull ce li ha.
Non è che Red Bull non ha i 600 non milioni. Non vuole investire direttamente su... cioè, giustamente, infatti, perché gli servono per fare altri finanziamenti. Appunto. Ma poi quello sono strumenti finanziari. No, ma infatti anche... come l'Inter ha detto faremo tutto in project financing, il Milan ha detto faremo una parte project financing, una parte di prestito, una parte di capitale, ok, ma la logica che sta che potrebbe emergere, ti dico questa terza via, dato che il Milan una volta che ha venduto la, la sua sede, ok, che adesso è in affitto nella sede che ha venduto, abbiamo comprato. Esatto. L'abbiamo rivenduta facendoci la plusvalenza, sì, e ci siamo dentro in affitto. Cioè... Esatto. Ma adesso cosa succede? Che praticamente a livello di immobilizzazioni tu hai che come diciamo beni materiali, a parte insomma il valore dei calciatori, togliendo la sede hai 15 milioni di euro circa, che sono il valore di Milanello e qualcos'altro. Invece prima era di 65 milioni. Poi a livello intellettuale, quindi del valore, e che quindi ha fatto crescere anche la capitalizzazione, hai che nell'anno prima, come ha fatto anche l'Inter, è molto di più, però è in negativo, ha rivalorizzato il marchio Milan di 125 milioni, quindi di fatto il Milan è a 167 milioni, 170, però 125 derivano dalla valorizzazione del marchio. Quindi, in sintesi, l'idea quale potrebbe essere? Dato che i tempi per avere eventualmente uno stadio fuori Milano non sono due, tre anni, ma secondo me si arriva a 6-7 anni. Magari. Metto la firma. Ecco. Dimmi, tra 7 anni abbiamo uno stadio, io firmo. Diciamo, se tutto va liscio, cioè se non ci sono, se tutti sono d'accordo, secondo me i tempi sono questi, ma con la ristrutturazione di San Siro, Sala ti dice, noi da subito ti diamo la proprietà che tu puoi mettere a bilancio dello stadio, lo ristrutturi, quindi ecco il diritto di superficie, è così, tu metti a bilancio che hai uno stadio che a quel punto è ristrutturato si valuta sui 350 milioni di euro. E ristrutturato intende che mette i copri sedili. No, beh, in teoria è qualcosa di più, sì. Anche perché insomma... Mette profumo anche. Anche quello. Mette profumo e copri sedili. Comunque, l'idea sarebbe quella, dato che la ristrutturazione verrebbe in un paio d'anni, tra una roba e l'altra, Milan e Inter potrebbero mettere a bilancio il valore dello stadio, che quindi tu hai, cioè se tu ti presenti anche per il discorso proprio di avere capitali, dici guarda, ok, adesso riusciamo ad andare avanti col progetto stadio. Io ho un patrimonio di questo immobile che comunque ce l'ho, cioè a bilancio, valore, che io ce l'hai per 99 anni. Sì. Esatto. A quel punto... diventerebbe più agevole avere poi uno stadio. Nel frattempo, comunque, se fatto come si deve, cioè non se viene fatta una ciofeca, cioè ristrutturato come si deve, a quel punto tu hai un valore, cioè il vincolo sul secondo anello lo devi ristrutturare mentre ci giochi, come fai a fare una cosa fatta come si deve? Da quello che sembra dovrebbe essere una ristrutturazione che poi al di là di quello che consente anche di avere nel frattempo, perché il discorso è se tu dici ok, a me non interessa di studiare a San Siro, vabbè, ok, qualcosa comunque ci faranno per le Olimpiadi, quindi dovranno sistemarlo e qualche partita dovrà giocare fuori casa, se Inter che Milan, non so dove giocheranno, e quindi il discorso è che il rischio è che uno potrebbe rimanere con niente in mano, cioè dico ok, non ristrutturo San Siro, poi là fuori non me lo fanno fare, allora l'idea sembra che si agisca per step, che però non sarebbe male. Cioè, se tu dici, per qualche anno ho un San Siro che mi fa guadagnare di più, che di fatto per metà è mio, e quindi ce l'ho come patrimonio, inizio a guadagnarci, nel frattempo va avanti senza... a quel punto magari Red Bull se ne può andare fuori via prima, per esempio, perché dice, ok, tanto ho fatto questo, c'ho questo capitale, io posso comunque, cioè, avere, per esempio, se tu hai in società, no, nel tuo bilancio, hai lo stadio San Siro che è tuo per metà, ok, però che aumenta il brand del Milan,
e consente a Red Bird di fare quella plusvalenza che se ne può togliere. Non sono assolutamente d'accordo con questa soluzione, non sono d'accordo io. Poi, no, ma lo faranno, non è che pago io, lo faccio io, però non sono assolutamente d'accordo. Cioè, però... è una cosa abbastanza semplice per me. Cioè, il terreno, mi dai i permessi, faccio lo stadio nuovo mio, quanto ci vorrà, e gioco nel mio stadio, punto. Chiaro. Tutto il resto sono cose che a me non piacciono, sinceramente. No, ma assolutamente, ma io ti dico quello che è una terza via che potrebbe portare agli stadi fuori, che però non è così, diciamo, da quelle informazioni che percepisco, sembra un po' virare su quelle, per quello che stanno anche rallentando, stanno aspettando, perché sembra che il progetto di ristrutturazione è entro il 30 giugno, per quello che quegli altri aspettano anche luglio. Dopo il 30 giugno. Ecco. Ma sarà una gran boiata. Questo è quello che sembra emergere. Poi, può essere che non facciano niente. Cioè, che non facciano niente assoluto. Per il bene dei proprietari, come hai detto giustamente te, loro lo mettono a bilancio, quando rivendono a un valore maggiorato e se ne vanno, e chi se ne frega. Ma per il bene del Milan è una gran boiata. No, assolutamente. Perché non è risolto niente. C'è uno stadio che per andare in bagno devi aspettare 2 ore, quello come lo ristrutturi, che i sedili sono tutti attaccati. Come lo ristrutturi quella roba? Infatti io, da quello che so... Dove li fai i posti, tipo le lounge che ci sono negli altri stadi di tutto il mondo, dove tu hai i maxi schermi, non è che c'è solo birra e booster, c'è due cose per comprare lì, birra e panino, poi ti scegli quei quattro che ci sono, sì, dopo aver fatto la coda di ovviamente un quarto d'ora, 20 minuti. Chiaro. Questo è San Siro, ragazzi, sì, se sì. Andate, no, questo. Assolutamente. E lì invece se vai all'estero, là c'è la pizza, lì c'è le patatine, lì c'è il pollo, lì c'è i divanetti, capisci che siamo indietro anni luce. No, Di assolutamente. conseguenza, se accettiamo queste vie di mezzo, sono delle porcherie, anche perché poi a noi non ci ha dato permesso la Maura per fare lo stadio, no? Perché inquina, cemento, di qua di là, e poi cosa fanno? I Fanno i palazzi. concerti e poi faranno i palazzi, sì, Fanno i soprattutto palazzi. anche i palazzi. E quindi scusa, non era meglio fare lo stadio? Beh, sicuramente. Infatti, anche nell'area che l'Inter ha scelto, anche il sindaco e anche altri hanno detto: beh, è meglio fare lo stadio rispetto a fare residenze che non mi fanno tornare nessun utile alla società, al comune, perché non ci guadagna niente. Ma No, comunque. perché i comuni più piccoli come San Donato, come Rozzano, sono propensi? Per loro, ragazzi, Girano affari, eh sì. cambia tutto. Diventi la casa del Milan o la casa dell'Inter, e da un paesino che con tutto il bene che gli voglio, Rozzano perché c'è l'Humanitas, diciamo che la gente va verso l'Humanitas, non bellissima cosa, però No. utile, diventi la casa dell'Inter, la casa del Milan, la gente da fuori sa che Rozzano è la casa dell'Inter o San Donato, cioè capisci che per loro sarebbe top, ma è anche meglio per Milano. Cioè, per Milano, per come siamo noi a Milano come città, è meglio averlo fuori lo stadio. Perché in città è un casino, ogni volta che c'è la partita, c'è qualcosa, è un casino. Tutta la zona di San Siro, non si può circolare, è tutto chiuso, anche ieri c'era un concerto. Sotto passo Patroclo chiuso, non si poteva entrare, dovevi fare tutto il giro del mondo, traffico, tutte strade, una corsia. Non è più No, ma sostenibile, secondo me, avere gli stadi assolutamente. all'interno delle città, quasi in centro. È un No, problema per la città. assolutamente. Io ti ho detto, io la presentazione del progetto l'ho vista proprio nel dettaglio di San Siro. Allora, se facessero quello che è previsto, diciamo, in questo primo studio, avrebbe anche senso, perché se fosse davvero così, che poi sia una soluzione per una squadra, per quello che vogliono, però ma era il primo progetto sensato che ho visto, cioè per sistemare San Siro il primo progetto sensato che ho visto, perché dicono adesso a San Siro avrebbe in teoria 90 91.000 seggiolini, più o meno siamo lì, no? Ne usano 75.000, perché di più non ne possono usare perché sono Penso che inaccessibili abbiano di in meno, eh?
Penso siano di meno. Usati. Ne usano 72.000, 73, sì. Ma sono in totale, non superano i 90.000, sono ma, 87.000. Sì, ma comunque diciamo, si avvicina a quella quota lì. Uh-huh. Il progetto praticamente cosa vorrebbe fare? Di fatto ne toglierebbe circa 20.000, quindi 70.000, e quindi è chiaro che i posti di distanza e la fascia praticamente tra il primo e il secondo anello farebbero lì 10.000 posti VIP, quindi hanno fatto vedere come fatto lo scavano da lì, non con il vincolo, cioè non vanno a toccare il secondo anello. Questo è quello che ho visto, e per poi fare tutta l'area commerciale, hotel, sede, fanno quello che vogliono fuori. Diciamo che sarebbe il male minore, cioè piuttosto di non avere niente, io preferirei che Milano fosse come Londra, che dici, oh, Londra ha 7-8 stadi, non so adesso quanti di quelli di grandi, no? E qui siamo con uno solo, ne ha tre, Torino ha tre stadi, perché c'è quello che gioca al Torino, la Juve, poi quello più piccolo, che era l'ex, il Philadelphia, se non sbaglio, che ha ristrutturato il Torino. E, però vedo che anche per esempio a Roma c'è lo Tito che vorrebbe prendersi il Flaminio, più piccolo, però dice, vabbè, 40.000 posti. I tifosi della Lazio appassionati, ma non sono tanti. Se no. Tu vedi quando gioca la Lazio, lo stadio è sempre mezzo vuoto. È la Roma che è il tifo. La Roma sono di più, sono più tifosi, sono di più. La Lazio non sono tanti, quindi no. Ti basta uno stadio più piccolo. Sì, non e anche loro sono nella condizione, diciamo, Messica, in cui addirittura la proprietà è di sport, che era del CONI, Sport e Salute, quindi loro sono messi proprio. La domanda vera è perché non si può fare uno stadio? Perché? Cioè, tu dici che non sarebbe male, ma io perché non devo fare uno stadio nuovo? Qual è il problema di fare uno stadio nuovo? Pagano, cioè, ci sono investitori che mettono i soldi, gli dai le regole, faranno tutto seguendo le regole, ovviamente, con le volumetrie, con il verde, quello che vuoi, ma perché uno non deve poter fare lo stadio? Cioè, sembra che in Italia ci sia il divieto. No, no, in Italia non si può fare lo stadio. Ma perché? E pensa che se l'Atalanta e l'Udinese e la Juventus sono riusciti a fare, rifatto, a ristrutturare o rifarlo lì, perché c'era la legge nuovo sulle ceneri? Sulle ceneri, con le fondamenta. Sì, con le fondamenta. Gli altri hanno ristrutturato, ma perché c'è la legge stadi? Cioè, senza legge stadi non sarebbe riuscito a fare neanche quello, figurati che diciamo utilità può avere. Ci sono stati gli Agnelli che a Torino qualcosa contano, sì, anche perché hanno dato prezzi agevolati. Sì, lì c'è poi tutto un discorso che, vabbè, non stiamo andando a approfondire, però sì, è chiaro che... Amicizie, conoscenze, comunque... Sì, gli hanno un po' regalato il terreno dove costruire, insomma, diciamo. Sì, sì, no, ma a parte quello, va bene, la questione economica, diciamo che è stato velocizzato l'iter. Sì, assolutamente. Cioè, la Juventus nel giro di 3, 4, 5 anni ha fatto lo stadio. Sì, ma poi... Noi siamo in ballo da 15 anni. Sì, e poi soprattutto ma mica ha fatto solo quello, ha fatto l'hotel, il centro medico, il centro commerciale. Sì, quindi ha creato tutto... E infatti, cioè, in una città di fatto piccola come Torino, pensare che ci sono tre stadi, che c'è addirittura un centro, anche il Torino ha il suo stadio dove fare le amichevoli, più il centro per i giovani, che Inter e Milano hanno i loro centri fuori Milano. C'è anche quello... Ma perché non è di proprietà quello del Torino? È bello quello del Torino, potrebbero venderglielo così com'è. È già bello. No, lì so che, da quello che so, penso che sia di proprietà comunale, presumo. Dico, potrebbero venderlo, perché lo stadio alla fine per il Torino è già tanta roba. Sì, assolutamente. E quindi niente, insomma, ho voluto fare un punto con te. Perché... le brutte notizie, che alla fine le brutte notizie. Nel senso, non è detto che siano brutte notizie, perché magari potrebbero essere... Ti ho detto, metti che riescono a valorizzare San Siro e la proprietà dice ok, il Milan ha guadagnato X, lo rivende, trovi qualcun altro che spinge di più per farlo fuori. Posso poi... fare un paragone un po' forte, che io sono un po', vai, non sono politicamente corretti come te. Se tu una cinquantenne la rifai, ci metti la carrozzeria giusta, la trucchi, un giro te lo fai, ma rimane sempre la cinquantenne.
ogni tanto serve cambiare, serve cambiare, serve fare come ha fatto la Darsena, come fanno tantissime cose a Milano, alcune male, serve cambiare, serve fare qualcosa di nuovo, cioè non succede niente se fai uno stadio nuovo. Diciamo, ma potrebbe anche, sai, cioè, te ho parlato che l'Arsenal, lo stadio, che adesso gioca all'Emirates, ma adesso quello prima non mi ricordo, l'Highbury era prima. Ah, l'Highbury dell'Arsenal, ecco. Hanno mantenuto tutta la struttura esterna e dentro ci hanno fatto appartamenti, al posto del campo ci sono i giardini di chi vive lì. Quindi hanno mantenuto fuori, ecco. Quindi potrebbero, per esempio, che ne so, vivere dentro San Siro. Scherzi, potrebbe anche essere. Lì, diciamo che lì era già più simile a delle case già prima lo stadio, no? Sì. Sembrava già delle case prima. Però dico, potrebbe essere, insomma. San Siro non è che viene buttato, si possono fare mille cose con San Siro. Non è volendo puoi fare tutti i concerti che non fai alla Maura, così tieni, se vuoi tenere, sì, il verde lì. Le squadre erano anche d'accordo sul buttarlo giù e rifare uno stadio nuovo. Eh sì. Ma anche Sala. Perché no, bisogna tenerlo, quelli del quartiere fanno i comitati, che sarebbe anche per loro. Cioè, se io ho la casa a San Siro e rifanno lo stadio nuovo con tutta la cittadella, cioè la mia casa aumenta le 3 volte il prezzo. Infatti. E quindi di che cosa mi lamento? Ma che vada, la vendo e me ne compro una più bella dall'altra parte. Cioè, io, Diciamo che credo che ci sia un po' di, diciamo, una visione miope, ma anche, voglio dire, il fatto che si ostacolino progetti che magari sono fuori Milano, e anche quello è una limitatezza proprio. Beh, dite che non vuole fare una figuraccia. Eh sì, è chiaro. Dai. Aspetteremo 2027 che se ne va a Sara, dai, lo salutiamo. Sì, è vero, 2027. Perché fa un anno, non c'è problema, Fa un anno in più. Noi lo salutiamo con affetto. Sì. Va bene, dai, ti ringrazio per aver partecipato. Grazie a tutte le persone che ci seguono. Seguite Fabio, che almeno vi dà notizie su Milano. Io ti metterò ovviamente tutti i tuoi canali nella descrizione poi del video. E niente, dai, per una prossima volta magari c'è qualche aggiornamento. La speranza che si passa lo stadio a San Donato, io ci credo, dai, lei che ci credo. O gli frati francescani allo stadio, dai. Sì, è vero, perché loro sono ancora lì, dibattono su questa cosa. Va bene, grazie ancora. Ciao a tutti, grazie a te. Ciao a tutti.